Renzi fa una manovra sostanzialmente scoperta sugli 80 euro la decontribuzione per le aziende e adesso deve trovare i soldi per coprirla, tutto qua. E dove ha trovato i soldi per coprirla? Ammazzando le province, che di fatto sono tutte in dissesto, e per quanto riguarda questi 2 miliardi e 3 dalla sanità. Qual è il problema della sanità? Lo si diceva anche lì in studio. In Italia non si spende tanto in sanità, purtroppo si spende poco. Spende 110 miliardi, questo è l'ammontare del fondo attuale, sono circa il 6,6% del PIL. I nostri competitori, e dico competitori perché ricordiamoci a fine anno i cittadini possono iniziare a andare anche a farsi curare negli altri paesi, Francia e Germania sono sopra il 10%. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che se scendi al 6,5%... Sì, vai, vada Garavaglia. Sì. Se scendi al 6,5% metti a rischio l'aspettativa di vita della popolazione. Quindi il tema oggi non è di tagliare la sanità. Poi sappiamo benissimo che ci sono qualità disomogenee. In Regione Lombardia possiamo permetterci di fare una riforma che amplia il servizio sanitario accorpando nell'azienda ospedaliera anche la parte sociale, perché giustamente non è che il malato quando esce dalla sala operatoria lo mandi a casa e finito, no, devi pensare anche alla fase successiva, così come devi pensare alla fase di prevenzione. Quindi si può sempre migliorare, ma nell'ammontare totale siamo al limite di sopravvivenza. Fusaro. Questo è il problema. Il problema però è che Renzi, avendo bisogno adesso di 10 miliardi per evitare che l'IVA va al 25%, però attenzione, le famose clausole di salvaguardia sono 16 miliardi quest'anno, diventano 25,3 l'anno 21, una roba da matti. Quindi Renzi ha bisogno di recuperare soldi da tutte le parti e il... Dico una cosa. Allora aspetti Garavaglia, perché c'è Fusaro, sì, che se no non continua a intervenire, perché purtroppo quando ci sono tanti ospiti collegati non si, è difficile riuscire a interloquire. Abbiamo capito perfettamente Garavaglia, lei dice si fa cassa sulla sanità, sintetizzo, perché altrimenti sì, appunto si fa cassa e vuole farla ancora, solo che così scassa il sistema. In più, le regioni che oggi sono al pelo vanno in disavanzo. Allora, a parte, poi dopo mi chiarirà Garavaglia come mai e l'addizionale IRA. Garavaglia, poi dopo mi chiarirà magari come mai da quando la sanità regionale, purtroppo questo è un dato, c'è cioè la voragine nei conti pubblici, perché purtroppo la spesa sanitaria è aumentata molto proprio da quando c'è stato il federalismo, che fece peraltro un governo. È mica vero, se va a vedere i dati. È stabile il fondo sanitario, è stabile nel tempo, quindi non è assolutamente vero. Allora, è l'unico paese al mondo che ha un sistema completamente universalistico.